si riunisce il comitato di gestione della Biblioteca Comunale di Grumo Nevano. Vari punti di riflessione all'ordine del giorno. Universitari, grazie all'arrivo dei fondi regionali, all'organizzazione della prima edizione del mercatino del libero scambio del libro scolastico. Siccome noi abbiamo avuto un contributo dalla Regione Campania proprio per la biblioteca di acquisto libri, la biblioteca, insomma, abbiamo deciso di comprare dei libri, non i soliti romanzi narrativi, perché questi riusciamo comunque a comprarli con i nostri fondi e poi ne teniamo, li compriamo sempre gli ultimi 10 che sono usciti in libreria. Abbiamo deciso di comprare dei libri universitari, insomma, per fare in modo che i ragazzi che vanno all'università e che stanno sul territorio nostro hanno la possibilità di venire in biblioteca e di trovare anche dei testi universitari che possono consultare, magari non andare proprio all'università oppure a una biblioteca che si trova a Napoli, ma possono venire qua. E questi testi ci sono stati consigliati proprio da alcuni ragazzi che studiano all'università e anche da persone che già si sono laureate, quindi da professionisti, e noi riteniamo che sia una cosa, insomma, buona per il territorio. E ricordiamo anche che la Biblioteca Comunale di Grumo Nevano funziona anche come luogo di promozione di eventi. Certo, abbiamo avuto molte presentazioni di libri anche da persone che non sono proprio della nostra città, ma che vengono anche da fuori, presentazione di libri. Abbiamo fatto una mostra di pittura, abbiamo intenzione di fare un concorso di pittura, un concorso fotografico, insomma ci stiamo muovendo in questo senso qua, anche con il professore, prima dicevamo, del comitato, che fa parte del comitato di gestione, anche magari di fare qualche cosa a livello musicale per i ragazzi, quindi io penso che stiamo camminando bene.